Fulci non aveva ancora fatto, non si era ancora dato alla serie, al filone horror. For Fulci, this movie was very important. Era abbastanza inusuale. He was even cruel, and he didn't hide it. Lui era un regista difficilissimo. Poor Lucio. Nobody's perfect. In 75, I think I was already getting out. I mean, they were the last days of the Westerns. And I think this Quattro dell'Apocalypse, I think probably was the last one. And I was trying to get into another type of character. How do you say, dressed in civilian clothes? Check with the name, my friends. And I'd be very tickled to join your group. But producers in Italy were very wise when they got me for a movie, let's say 5 days of work, what they, because of my name, pulled the public. So they made me work 5 days. They talk about me in the beginning. Then I appear in the first quarter. Then I disappear and I say, I'm coming back. And then I am half of the movie. Then I am a quarter to the end, and then I am in the end. That's it. And they when I did a special appearance, it was always handled that way. Il rapporto con Thomas Millian fu un rapporto di grandissima amicizia, per quanto gli altri dicevano che era un attore difficile, un attore particolare. Lo lasciavo raccontare, lui amava molto parlare di se stesso. No, what I remember of Fabio is the first day I arrived on the set. I said, Thomas, you know, because he's very extroverted. He said, when I was a child, you were my favorite actor. I said, oh, shit. I mean, I think I'm getting too old because this guy is already old himself, so I don't know. Yeah, so I said, come on, Fabio, give me a break, will you please? Ognuno di noi ha le sue piccole manie, i suoi piccoli tic psicologici. Ognuno si deve sentire, dirlo o meno. Lui aveva questa facoltà di comunicare cose anche abbastanza paradossali, ridicole, se vogliamo. And then he says something about me too, that in another interview, Thomas thinks that he has the spirit of James Dean inside of him, something like that, some crazy stuff like that. Lui diceva che aveva dentro di sé lo spirito di James Dean, che James Dean gli aveva dato l'input della recitazione. Dunque, bastava ascoltarlo e sorriderle e dargli ragione, nel senso che doveva essere sul set messo a suo agio. He is the movie star. He's exactly the type of the movie star. Good looking, strong. God, that guy, I mean, it seems that you build him up with a chisel. It's just perfection. E bronzo di Riace. E lui, ho trovato in lui un amico, veramente. Let me tell you something. I mean, from method acting, you call it, that is the method, you see. But I didn't study the method. I grew up with that, my method. And there is a thin, thin line in between talent and insanity. So, if you go off and kick him in the groin, then you are not controlling your talent. You are letting it go. And the talent is controlling you. And that's very unhealthy. Quello che Thomas Millian
può essersi ispirato per realizzare questo cattivo, crudele personaggio. Era un qualcosa di agghiacciante, proprio che nasceva dal profondo delle viscere. Si vede una cosa che sentiva solo lui. With that character of Chaco, you know, those crosses under the eyes, I just came up with that idea. The thing in the head. And the rest just flew out of the drawer of meanness. Secondo me è andato a scavare sicuramente in qualcuno di questi personaggi già esistenti, esasperandola poi, portandosela dentro. Well, you see, the two crosses here kind of define it, because I remember the swastika in the Charles Manson's forehead. So I got it, you know, the evilness of this man was very close to Manson's. Well, I mean, for 10 days of work, I had to do as much as I could so my public could have been satisfied, because I give the horror, or I give the meanness when it's supposed to, and the people is up to the people to be terrified and disgusted. Il sadico che veramente c'era dentro di lui l'ha tirato fuori tutto in quella scena. But that's why they're paying the entrance, the ticket, because they want to be shocked. No! They want to be disgusted. And I give it to them. Do you want me to spit it in your mouth, Clem? Huh? Yeah, yeah. Okay, open it. Oh, that was he really fed my how do you say, Chaco's sadism. Because he was like a little dog there in that scene where he is. And I had taken a sip of whiskey, and I knew instinctively that if I poured out, he was going to take it. And I did it. It's in the movie. You know, so that's something that happened out of the way he was, as a person, as a character, his problems, and me. I'm going with this happy fuck. He's a magnificent actor. He is a magnificent actor. The best there, better than me. Oh, yeah, yeah. It's magnificent. No, I don't think he's better than me. I was trying to be nice. No, but he is a big talent. He hasn't, you see, there is a case of letting the talent take over you and get identified with the character you're playing, the little crazy little dog, and getting identified with it, and that's it, and you're finished. Dylan Frederick, ricordo la dolcezza di questa ragazza che si era sposata da poco con un attore inglese molto importante allora, e di lei ricordo la scena di pianto che aveva lei. Era un pianto vero, proprio un pianto che lasciava tutti in silenzio, perché ci coinvolgeva tutti. Era molto commovente quando lei recitava, veramente, fu un bel incontro per me. Who is she? The actress in the movie? I didn't even know her name. You see? I raped her, I didn't even know her name. I didn't care. And a person like Chaco, who doesn't have ethics, and he doesn't have the sense of, you know, having sex with a woman, in his mind, animal as he is, he needs that piece of meat. He needs it. So he just does his thing.
Chaco wanted to have a ball. And he did, and he didn't look at her eyes. He didn't care. Le scene violente, in particolare la scena della violenza carnale, per l'epoca era una scena abbastanza forte. Era già una scena che prevedeva quello che Fulci avrebbe fatto poi in futuro, perché era talmente realistica, talmente vera, che quella è stato un pezzettino di un film che poteva essere messo poi in tutti gli altri film che ha fatto dopo. E lì penso che si è scoperto lui, il regista veramente dell'orrore, poi, perché la scena era talmente veritiera, talmente violenta e forte, vera, che per l'epoca fece scioccare tutti. Poor Lucio, I like Lucio very much, and if he was sadist towards women, and because he didn't, whatever, he suffered. And I always feel for people that suffer. No matter what the perversion or what, the person is suffering because the person is not normal. And that's sad. So I feel very sorry. Lui ha avuto la seconda moglie, mi sembra, che era scappata con un attore, poi si era suicidata, non so, e dunque lui odiava gli attori. Ricordo il primo giorno in un villaggio in Austria, meno 12 gradi sotto zero, nevicava, mi ha messo a 50 metri lontano dalla macchina da presa, fermo sul cavallo, tu rimani lì, ero fermo, e tutte le scene che venivano davanti, poteva mettere una controfigura normale, ma conoscendolo, ha voluto darmi il suo biglietto da visita, sfidarmi, il primo giorno di lavorazione proprio. Io all'epoca stavo con una certa attrice che si chiamava Ursula Andres, che anche lei era sul set, dunque anche lei partecipava a questa strana situazione, perché nessun attore mai sarebbe rimasto fermo e immobile. Siamo riusciti a finire la giornata, mi sono ammalato e sono riuscito a resistere fino alla fine. Ho preso una febbre da 40, sono stato 3 giorni a letto. Siamo diventati amici e da lì in avanti poi tutto il film è stato una collaborazione continua, ma all'inizio, tac, subito, immediatamente mi ha violentato, praticamente ha voluto sfidarmi a vedere il mio limite. The problem is that his persona, the problems that he had with actors and how do you say, the movies that he selected to do, his sadism. When a person really tries to destroy himself, you know? Di lui aveva un rapporto con la morte, con il cimitero, con l'aldilà, un rapporto di grande vicinanza. Toccava le tombe, mi ricordo, gli piaceva il freddo del marmo dei cimiteri. Il cadavere era qualcosa che lui amava. Questo era una maniera per manifestare quanto lui fosse stato vicino alla moglie anche dopo morta, insomma, era una cosa che toccava un po' tutti noi della troupe. But he talent he did have. My God, if you gave Lucio a very, very well written script, you would have had a beautiful movie. He was a fantastic technician. But his taste. Stubby, look! We won't be hungry anymore. I caught a big animal. Lucio è un medico innanzitutto, un uomo di grande cultura. Era all'avanguardia lui. Io feci un altro film con lui, Luca il contrabbandiere, mi sembra. E come muoveva la macchina da presa, come riusciva con un pendolo, con una corda a far ondeggiare un oggetto, un riflesso lo faceva arrivare in un certo modo, la padronanza totale dei tempi. E, ripeto, lui ha inventato questo genere, ma poteva diventare Fellini, poteva diventare un qualsiasi grande regista, soltanto che non gli andava di fare le cose così a metà, non era che era profondamente convinto di quello che faceva. He was already doing movies with his left hand. Pay bills and stuff. Avrebbe potuto fare, secondo me, con la tecnica, la sensibilità, la cultura che aveva e la padronanza della macchina, avrebbe potuto fare realizzare delle sceneggiature molto più importanti, ma penso che lui non aveva questa gran voglia di emergere, di apparire. Era
gli piaceva definirsi un artigiano del cinema, ecco, non un artista. It's a very good movie that have never been talked about. Fulci said, I have done with Tomas my two best movies. It was Beatrice Cenci, and he loved very much that movie, and For the Apocalypse. He said, now I'm happy.